Loro vengono soprattutto per il divertimento, per il gioco. Per loro questo non è ancora uno sport, a parte diciamo quelli di quarta elementare, terza, quarta, quinta elementare, quelli di prima e seconda per loro è un gioco, è uno stare assieme ai compagni. Più grandini invece cominciano già a sentire l'agonismo, le partite, infatti per loro facciamo anche dei campionati provinciali, quindi si divertono anche giocando e cercando, sperimentando anche la sconfitta, la vittoria, quello che può voler dire la partita. Per i piccolini invece gioco allo stato puro e basta. Io sono stato anche allenatore di ragazzi più grandi, ho allenato per un paio d'anni una squadra in promozione, sono stato giocatore, quindi ho seguito un po' tutte quante gli aspetti del basket. Con i piccoli mi sento ancora più a mio agio, perché in effetti ogni giorno bisogna trovare stimoli nuovi e creare nuove opportunità per stimolare la loro attenzione. E è una sfida che mi piace portare avanti, anche perché con questi ragazzi non puoi ragionare nel giro di un anno o due, devi tenerli e guardare in 4-5 anni. Poterli portare alla fine del percorso ad essere dei potenziali giocatori per me è uno stimolo che mi consente di applicarmi tutte le volte. Ho voluto incominciare perché avevo visto una partita, dopo mi è cominciato a piacere basket lì e fare partite. Gioco dall'anno scorso perché mi piaceva da quando avevo 2 anni. È da 3 anni che gioco e vengo a basket perché è molto, molto divertente giocare e anche stare con gli amici. Poi riuscire a fare anche le partite contro squadre abbastanza lontane è molto, molto bello. È molto divertente fare gli allenamenti, sì. Abbiamo iniziato il campionato. Ho iniziato a giocare a basket l'anno scorso e ho iniziato a giocare a basket perché mi era uno sport che non avevo ancora fatto e mi è piaciuto. Faccio un invito a tutti i bambini di Argenta che non hanno ancora sperimentato il mini basket di venire a provare, sicuramente troveranno spunto per divertirsi, per stare insieme ai loro coetanei e imparare tante cose.